Nei caldi weekend estivi la spiaggia di Sottomonte tra Pesaro e Fano è particolarmente affollata sin dalle prime luci del mattino. In questa zona frequentata da cittadini e turisti c'è un grande problema legato al parcheggio. Pochi posti disponibili e sul tratto della strada statale 16 non mancano soste sempre più selvagge. In questa zona quanto è complicato trovare un parcheggio? Ah, estremamente, già dalle 9:30 della mattina è quasi impossibile. Infatti l'unica soluzione è la navetta San Decenzio, se no anche con gli scooter assolutamente no, non c'è proprio posto. Purtroppo la strada è questa, i parcheggi non ci sono, per cui come ogni anno si ripete sempre la stessa situazione. Non se ne può più, i motorini che parcheggiano nei posti delle macchine, non se ne può più, ci dobbiamo fare una ragione per forza. Da quanto tempo sei in giro in cerca di un posto? Un'oretta e mezza già. Quanto è complicato trovare parcheggio in questa zona? Allora, con la macchina praticamente è impossibile, con lo scooter come vedo si fa fatica. Bisogna trovare insomma anche posti non pericolosi, perché parcheggiare vicino agli stop quando poi si esce è un pericolo, perché non si vede chi viene, è veramente una strada pericolosa, sì. Effettivamente io comunque senza scooter non ci verrei al mare. Il traffico sulla statale è obbligato a seguire un percorso centrale per evitare di urtare le tante vetture parcheggiate ai lati della strada. Attenzione anche ai bagnanti obbligati a camminare sul ciglio della strada per raggiungere la spiaggia. Non mancano i costanti controlli della polizia locale, ma quello della sosta selvaggia è un problema che si ripresenta ogni estate.